mai immaginata così, mi avevano preparato sia Giovanna Trillini che Stefano Cerioni che Valentina Vezzali, mi avevano raccontato un po' le loro esperienze, ma non mi sarei immaginata mai di vivere questa cosa così in maniera così piena e di portare a termine la mia missione. Allora, io ho iniziato con la danza classica e ho fatto danza classica 1 anno e mezzo, 2 anni circa, poi sono passata alla scherma, sono 23 anni che faccio scherma e a Iesi, diciamo, è difficile non iniziare a fare scherma perché comunque c'è una buona palestra fondata dal maestro Ezio Triccoli, ci sono tanti campioni e mi auguro che continueranno ad esserci dei campioni. È difficile conciliare entrambe le cose. Io ho fatto molta fatica e molta difficoltà, per fortuna ho incontrato professori e maestri comunque nel corso degli anni scolastici comprensivi, capivano che comunque avevo degli impegni, stavo sempre fuori e è difficile, però bisogna sempre credere nei propri sogni e continuare a sognare, è importante avere dei valori del genere, quindi consiglio a tutti i bambini di non avere l'ansia per forza del risultato, ma di divertirsi, di giocare e poi le cose verranno, se ci credete verranno.